cazzo è successo? È vero, perché avevo aiutato Matti, è vero, non avevo poi giocato. Me l'avevo dimenticato. Allora, so che è un po' in ritardo, ma ciao a tutti ragazzi, sono Dante, oggi sono qua ragazzi con un nuovo episodio di Elden Ring nel DLC Shadow of the Erdtree. Oggi proseguiamo nella nostra avventura e quest'oggi ragazzi, quest'oggi è l'oggi, quest'oggi è il giorno in cui quel fottuto drago di merda cadrà per mano nostra, cadrà per mano del divino. Oggi cercheremo di abbatterlo, perché non ne sono certo che creperà. Però... Bastardo, inculati! Aia! Distrailo un po', dai. Porto. Vai così. Ehi! No! La fanculo! Puttana. Ma porco! Ma devi pupparmelo tutto, bastardo! No! Che grandissimo pezzo di merda. Mamma mia. Spacco la faccia. Il muso più che altro. No! Madonna mia! Bastardo, inculati! Sono un coglione! Sono un coglione! Un secondo mi fa evocare il mini-me. I tizi pushano sempre quello che gli fa più danno. È un dato di fatto. Porco te!
Lasciami in pace. Ma dai! No, no. Che bestia di merda! No! Ma dai! Ma no! Dai, così no però! Che palle, oh ragazzi! E ho capito però che range del cazzo. Distraiti un po', brutto stronzo. Bravo. Un brutto porco. Gon fai schifo, fai, porca troia. Nah! No! Ho preso il minime! No. Porco schifo. Buono, dai però, non si può far così ogni volta! Che dito nel culo che è sto tizio, santa la madonna! Signori, santissimo, immacolato, vergine divina, oh dai! Oh, puttana sua madre, guardate, oh!
E porco! La troia di tua madre! Cazzo fa? Cazzo fai? Cazzo fai? Puttana te! Culo, merda! Vaffanculo! Pezzo di merda! Porco schifo, ma sei pazzo? Non ci posso credere, raga. Soltanto un quarto d'ora e io c'ho. Io stavo impazzendo già adesso. Oddio mio, siediti, cazzo, sì. Le mie zero rune laggiù. Nuovo livello. Dai. E prendiamo per scaramanzia. Puttana la Eva, raga. Ah!
Comunque sì, sono nel picco. Covo del terribile drago. Andiamo da Egon. Vediamo Egon cosa ci dice. Abbiamo onorato la sua richiesta. Quindi ci dovrebbe dire o dare qualcosa addirittura, spero ci dia qualcosa. Un'armatura, una corazza, boh, non lo so. Oh! È morto. Arco pesante di Egon, elmo di Egon, corazza di Egon, guanti d'armi di Egon, braghe di Egon, globo cinereo di Egon. Sarà scarsi neanche tanto. Eh no, sì. Corazza del perduto guerriero draconico Egon, proveniente da un'armatura composta da una cozzaglia di parti. Questa protezione malconcia reca ancora sudici effetti personali. Ah! Il misero sciacallo dei campi di battaglia trovò riscatto nella comunione draconica. Ok. I guanti da forno, praticamente. Io ho il cappello, non saprei se metterlo o meno, però. Cappello non lo mettiamo. Ho visto questo qua che mi intrigava un botto. Fammi vedere. Non gli sta per niente, ma in realtà mi sta un po' male perché gli stringe i capelli, guarda, proprio. Vabbè. No, però con le gambette così non si può vedere, raga, è orribile. Cioè, mettiamoci qualcosa di un pochettino più dignitoso. Tipo la roba del limiere. Dell'esule ci potrebbe stare, sapete? Mettiamo dell'esule, dai. Ora, visto che abbiamo parlato con lui, ci conviene andare dalla sacerdotessa. Arma della sacerdotessa della comunione draconica. Martello di pietra draconica. Martello di pietra draconica, simile a un fiore antico. Le estremità acuminate, formate dai petali. Ciao. Grazie. Permettono di infliggere ingenti danni ai draghi. Oh! Fulmine draconico floreale, evoca un fulmine rosso dei draghi antichi per colpire un bersaglio. Infligge danni da fulmine e riduce contemporaneamente la resistenza ai danni. Accumula potenza se caricata. Proviamola un po'. E questa qua è un'arma unica, non può essere infusa con altro. Ah, non posso attaccare qua. Ah, lo useremo poi. Allora, ho il cuore della sacerdotessa, quindi.
Comunione con Bale. Porco! Porco! Lana troncata d'infusa di fuoco folgorante di Bale il Terribile. Recitolo 20 di Bale il Terribile. Serve arcano. Chi cazzo ce l'ha arcano a 49? O a 53 addirittura? Minchia, per poterli utilizzare. Minchia, Iedra. Devo pomparti come una bestia. Devo pomparti come una bestia. Altro che. Sì, che poi questi qua non li utilizzerò mai, però. Vabbè, intanto prendiamoci il grido. Bene. Quindi io non so adesso dove cazzo devo andare. Io qua ho finito con i draghi. Credo di aver finito. Eh sì, perché qua sopra ho esplorato. Qua ho esplorato e sono andato qua. Possiamo fare un salto lì e vedere se. Oh, carino. È carino, dai, come cosa. Come arma non è male. No, no. Orco mi ciuccia. Mi ha mancato il stronzo. Ah, ciuccia, merda. Aia, bastardo. Questa zona qua, sapete cosa mi ricorda? Avatar. Non so perché. Non è che magari serve evocare tipo qualcuno di questi, tipo questo o questo, ma del DLC? Non saprei, dice cerca chiesa, ma che chiesa devo cercare? Scusami, io non ho capito mica.
Vabbè. Ah boh. Allora, Manto Rosso Frecia. Vediamo un po'. Loro ci dicono qualcosa? No. Let us both take kindly, may we meet again. Va bene, allora. Ah, ok. No, devo andare qua. Voglio andare qua. Perché poi devo vedere, perché qui, sto punto qua come lo raggiungo? Questo qua come lo raggiungo? Da qua sotto o da sopra? Magari lo raggiungo da qua. Sapete? Non ne sono sicuro. Però, boh, non saprei, non saprei, ragazzi, non saprei. Sapete che vi dico? Io mi fermo qua, che intanto la mia intenzione quest'oggi era solamente battere il drago. E ci sono riuscito. Poi abbiamo fatto tutte le piccole cose che ci sono da fare per. Che c'erano da fare per la comunione draconica e tutte quelle varie cose lì. E quindi va bene così, può andare bene così, per me ci sta così. Quindi, facciamo un piccolo check-up di quello che potrei fare la prossima volta. Allora, potrei andarmene alla caverna sul fiume Ellac. E invece di andare giù come sono andato, potrei andare in su. Superare il Gran Ponte e andare in questa zona qua, che sicuramente è una città diroccata, roba del genere. E forse ci fanno andare da questo affare qua, in modo da poterlo prendere. Comunque, in ogni caso, anche se non ce lo fanno prendere, noi ci esploriamo tutta questa parte qua. Una volta che è finita completamente questa zona qua sotto, che io non posso andare da nessun'altra parte, direi che mi teletrasporto e vado per di qua, girando intorno al castello. Perché non voglio andare nel castello ancora. Voglio prima esplorarmi tutti i dintorni, soprattutto perché voglio prendermi questo e sono interessato a prendere questo. E poi farmi il castello, in un secondo momento. Poi magari il castello non è accessibile perché, beh, devo fare delle cose o non lo so. Però non ci voglio andare subito. Oppure potrei un attimino entrare e vedere un po' com'è e al massimo andarmene. Oppure potremmo fare il castello. Non lo so. Non lo so, intanto vorrei farmi la parte sotto del fiume io e vedere un po' cosa c'è. E poi vedere un po', quando ritorno in questo punto qua, proseguire. Perché noi queste cose qua l'abbiamo, questo fiume qua sotto, tutta questa parte di qua l'abbiamo liberata e sbloccata, andando dalla parte di destra del castello. In realtà dovrei andare anche qua. Però voglio aspettare di prendermi questa io, eh. Facciamo una cosa, qua ci segniamo questo che ci devo andare. Che poi magari mi dimentico, chissà. Vabbè, ragazzi, detto questo, io vado direttamente qua e direi che vi fermo qui. Va bene, ragazzi, io concludo qua l'episodio, ringrazio tutti voi di essere passati, vi ringrazio mille della compagnia, io spero che questa live vi sia piaciuta, vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio del DLC Shadow of the Tree di Elden Ring. Ciao a tutti, raga, alla prossima.